Sporco, sconveniente, irritante, incazzato. Magari qualche risata, ma senza peli sulla lingua, se per quello anche in testa. Guerra, guerra, guerra! No, non sto godendo, volevo provare a sentirmi uno statista. Amici, purtroppo è guerra. E anche qui dal mio stanzino lo capisco. Sulla guerra non c'è niente da ridere. Abbiamo deciso che i russi sono i cattivi. E vorrei vedere. C'è anche tutta una filmografia. Cioè, un russo è il cattivo. Ma noi siamo gente di teatro, gente di pace. E così accade che un teatro di Genova... Non faccio il nome perché non ce n'ho voglia. Però vi ricordate il più grande attore genovese di sempre? Ecco, quello lì. Questo teatro ha annullato un festival di canzoni, danze, rappresentazioni russe per i 200 anni dalla nascita di Dostoevskij perché, e cito testualmente, il teatro è un luogo di pace e di cultura e non apre le sue porte a chi preferisce le bombe invece delle parole. Cioè, non facciamo esibire degli artisti solo perché hanno il passaporto sbagliato, senza neanche chiedergli come la pensano. Gli artisti non hanno nazionalità, non hanno colore, sono patrimonio dell'umanità. Ma a quanto pare questa è solo una bella frase. Che marionetti! E il bello che il posto di questo teatro era corretto redato con tanto di bandiera della pace. A proposito, è un proliferare sui social di bandiere della pace. Me l'ha spiegato una cosa? No, ma per davvero, eh? Voi esattamente come vi regolate? Cioè, sull'esposizione della bandiera della pace sui social. Mi spiego meglio. Per quali conflitti sostituite la vostra foto migliore con la bandiera della pace? Qual è il metro di giudizio? È una questione di chilometri? Più è vicina alla guerra, più mettete la bandiera della pace? È una questione di colore della pelle dei partecipanti alla guerra? Più è simile al vostro, più mettete la bandiera della pace? Io sinceramente l'esposizione di questa bandiera la trovo sempre un po' ipocrita. Piccola digressione con aneddoto. Anni fa ho assistito a un incidente stradale fra due vetture che stava per sfociare in uno sbudellamento con cacciavite. Lite fra i due conducenti, uno dei due aveva la bandiera della pace sul pianale dell'auto e l'altro una piccola bandierina della pace legata all'antenna. Finalmente sono arrivate delle sanzioni un po' vere. Certo, perché le prime erano un po' comiche. Eravamo a un passo dal ridoppiamo Rocky 4. Ma te lo immagini? Ivan Drago lo facciamo diventare di San Marino. E la frase clou del film diventa: otti spesso ben in due, beh? Una cosa l'ho capita. Ci sono profughi e profughi. Ma vuoi mettere? Questi sono meglio vestiti, biondi, con gli occhi azzurri. I bambini sono così carini. Poi, oh, sono le nostre badanti. Non so voi, ma io in questo conflitto sento la mancanza degli americani. Perché portano sempre quel tocco di fantasia. Cioè, gli americani mi danno i nomi alle guerre. Stiamo vivendo una guerra senza nome. Anche per i giornalisti. Non è bello. Conflitto in Ucraina. È generico. Vuoi mettere con Desert Storm? Anche quella del Vietnam aveva un nome. Tradotto era una cosa tipo: ragazzi, le abbiamo prese, ma porca troia quanto ci siamo divertiti. Forse il nome giusto per questa guerra, visto anche l'atteggiamento del resto del mondo, potrebbe essere: fa troppo freddo anche solo per pensarci. Sul fronte notizie reali, sono stati aperti dei corridoi umanitari, in entrata per gli aiuti, in uscita per i civili, ma vengono bombardati. Ehi, ma il rispetto delle regole? Perché l'umanità, dopo la prima guerra mondiale, ha deciso di darsi le regole di guerra, come uno sport qualsiasi. E infatti tutte quelle dopo sono andate benissimo per i civili. Ma non trovate aberrante darsi le regole di guerra? È come voler trasformare una sparatoria in uno sportivissimo incontro di pugilato. Ma la cosa più aberrante è che ci siamo dati le regole perché lo sapevamo che sarebbe successo ancora, 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 ancora e ancora. Ma una cosa l'abbiamo dimostrata. Il Covid-19, che è politicamente morto, è un cazzo di dilettante. Il vero virus siamo noi. E prima che qualcuno faccia un intelligentissimo commento sulla mia maglietta con Yuri Gagarin, vorrei ricordarvi le sue parole. Da quassù la terra è bellissima, senza frontiere e senza confini. Con un po' di cupezza nel cuore, ma col sentimento di chi scopa pensando che potrebbe essere l'ultima volta mettendoci tutto se stesso, mi accingo ad uscire per nuovi spettacoli. E quindi sarò l'11 marzo al Circolo Arci Belleri di Piacenza, il 13 marzo al Teatro Lanterna Magica di Pedemonte di Serra Riccò, il 19 marzo al Teatro Cantelli di Vignola, il 27 marzo al Piccolo Teatro dell'Arte a Roma. Scusate il fastidio arrecato. Sporco! Pace.